Oggi facciamo la caccia al tesoro pazzurda! Siete pronti? E nonno ha già nascosto... Prontissimi! Sì, nonno ha già... tesorissimo. Sì, allora facci vedere dove l'hai nascosto, vai nonno. Ma come te lo faccio vedere? Non ha senso così. Nel senso, dici un po', allora, da questa parte... No! Okay. No, lì vai proprio nel sottoterra. Ok, allora forse è meglio da questa parte, può essere, nonno? Sì, esatto. Dacci andiamo. Facci una filastrocca, tipo per capire meglio. È una filastrocca, ma io non sono buono a fare le filastrocche. No, tipo, il tesoro si trova dove tu potrai mai immaginare sotto le lande desolate di questo giallo immane. Vai, secondo me se te lo dico ti dico tutto, però, è questo il problema. Scusa, hai fatto con un verso da maiale. Perché se sei... Come? Sì. No, stai iniziando il lag protonico? Non mi dire. Ma non è il lag, quello è il tuo mostro. Scusami. Allora, sì, è giusto. Dimmi un po' da questa parte. Sì, esattamente, può essere. Chissà perché ho già capito tutto, vero? No, hai capito male, non è lì. Certo. Non sono così stupido, cioè. No, ma vero. Ma perché mi hai preso? Per un banale qualunque? Beh, può essere, sai. Perché c'è una trapdoor? Qua io non mi fido, Dunise furbo, sapete quante volte sono morto? Tesoro di Ernon, ma sarebbe questo il tuo tesoro? Sì, ma la mia ragnatela, la compagnia. Ok, va bene, tieni la tua ragnatela, io avrei pensato... Comunque non vale, cioè, ti ho detto troppo, cioè... No, non mi hai detto niente, semplice. Ma non è... Vabbè sì, perché l'hai nascosto in un mulino, scusami, era ovvio, era palese come la pioggia del cielo di... Non è vero, non era palese, anzi, tutto il contrario. San Bartolomeo II, ma guarda, non mi far dire. No, poverino, cosa ti ha fatto di male? Ma no, non tu, vai. Allora, è il nonnino, ha fatto qualcosa al nonnino, hai capito? Ma povero nonno. Allora, tocca a me, tu sei vecchio, ecco cos'hai combinato, sei vecchio. Tu non dovete guardare però, Gabri, perché mi... Ah, va bene. Io sto guardando per terra perché sono molto legale. Esatto, ma no, guarda che fai bene a guardare per terra, perché sennò poi dopo Dunis deve denunciarti, ovviamente, non voglio. Denunciarti, perché? Se non ti denuncio, poi dopo tu te la prendi troppo comoda, quindi non va bene, capito? Mi sembra un po' esagerato denunciare. No, dici, come mai? Non mi sembra proprio. Mamma mia, non voglio andare in prigione o ricevere una multa, che io non ho soldi, sono povero. Non ho capito quello che vuoi. Ho le tasche bucate. Hai le tasche, beh, per forza non hai. Ma come? Non posso pagare la cauzione. Sì, la cauzione. No, ma non dire cazzo. Cavolate, insomma, per non dire qualcos'altro. Sapete che mi fate venire da dire tante cose brutte, però purtroppo non posso. Perché ci vuoi bene. Scusate, perché vi state muovendo? Che io vi vedo e se voi capite dove sono. Sto girando intorno alla casa. Sto correndo e guardando in basso. No. Ah, ok. Sì. Basta che non mi vedi. No, non t'ho neanche visto, non so neanche dove sei. Forse. Sarà meglio per te, schifoso. No. Allora, vieni immediatamente qua. Dove sei? Posso alzare lo sguardo? Sì, alza lo sguardo. Ah, eccovi qua. E io ci sono io. Dove sei tu? Sono qua dalla casa. Dov'è la caccola? È là dietro. Sì, ma scusa, hai detto la caccola? No, dalla casa. No, ho detto la caccola, ne sono abbastanza certo. Ah. Allora, forza, scegliete una direzione e andate verso quella direzione. Secondo me... Di qua. Aspetta, fermo, no. Uno, non due, uno. Vai. Posso io. Alza vai, la mano. Vai, alza la mano. Da quella parte. Ok, sicuro. Il prossimo sarà Gabri. Andiamo da è questa parte. Banale. Ah, tu sei banale, ok? Tu e la tua. Io. Vecchiaggine, ok? E poi dopo dove? Dimmi un po'. Cioè, no, Gabri. Secondo Gabri. Me... Ehi, Di qua, non lo so, di qua forse. Sì, da questa parte, assolutamente. Devo dire che siete molto intelligenti voi due. Posso dire questa cosa? Ah, bene. Ci intendiamo. Sì. Buon intenditore, poche parole. Ma che cosa? Ma cosa sta dicendo? Sono perle di saggezza che voi giovani non potete sapere perché. Ma poi stai parlando basso. Ma ho capito che hai 397 anni. Però scusa, non si sente niente. Mannaggia te alle tue chiappone da nonno. Adesso urlo. No, scherzo, non urlo. Scusami, Ma poi Gabri, dove stai andando? Mi spieghi? Non so, è qua dentro. Ma tu hai detto da questa parte, devi scegliere una direzione, idiota. Ah, oddio. Stavo che era qui dentro. Vabbè, no, comunque qua dentro non è. Dentro questa casa. E poi perché proprio questa? Ce ne sono 30 qua in giro. Una casa, magari questa. Scegliete qua, adesso deve scegliere nonno però, vai. Va bene, questa casa qui secondo me è questa. Vabbè, allora cercate dentro questa casa, vediamo un attimo se capiscono. Secondo me ragazzi non c'è nulla. Niente. Capiscono assolutamente un cacco per un macaco. Cosa? Non capiscono un macaco, potremmo dirlo, non so se altri youtuber lo dicono un macaco. Lo dicono un macaco per no, secondo me no. Infatti, non capiscono un macaco.
Yeah, no, gli altri youtuber capiscono molto. Non sono. No, lasciamo. Dove stai andando? Scusate. Io sono qui tra le case. Lo so, però. Io li ho persi. È completamente sbagliato il posto dove. Ma come? Troppo. Poi io vi dovrei dare. Comunque, no, lontano. Cioè, vi state allontanando. Prima stavate più vicini, però. Prima. Ma dove siete? Dietro di te. Siamo dietro di te, nonno. Ciao. 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 Allora, la prossima volta io ti devo. Urlare. No. Sì, non mi veniva qualcosa, una minaccia, cioè un avvertimento più che altro. Non mi veniva, quindi, vabbè, insomma. Forza, scegliete una direzione e mandatemi... Dentro il mare. Dentro il mare. Ci sta. Possiamo provare ad andare a vedere, ma comunque dentro il mare di certo ma non... Ma poi il mare, che mare è? Si alza in alto, cos'è? Perché ho chiamato la strega Bartolina, dovete sapere questa cosa. È una mia grande amica, lei ha alzato il mare con la sua profonda forza. Sì? Sì, con la sua profondità. È una strega. Sì, te l'ho appena detto che è una strega. Sai com'è? Non lo so, magari. Non avevo capito. Magari. E poi tu, guarda che nemmeno io ti capisco, dato che stai parlando a. Mamma mia, basta. Ho preso questa ascia per ammazzarvi. No, sono morto. Sono morto. Ecco, allora. Non morire. Non morire. Anche perché ormai è troppo tardi. Guarda che ti sto per dare l'ultima sciata, Ti sto per dare l'ultima sciata. Vabbè, dammelo, ho rigenerato tutto. Cosa vuol dire, Eri? Ah, va bene, dai. Gabri, tu dove sei finito? Sto andando dentro il mare. Non andare, idiota. Ma poi che caspita. È ovviamente sbagliato, è lontanissimo. Come faccio a tornare? Dai, che deficienza, nonno. Provvedi tu. Anzi, tippati veloce, muovi il sedere. Va bene. Mi tippo. Questo ragazzo. Ragazzi, questo ragazzo è impossibile. Cioè, veramente. Allora, io la prossima volta ti denuncio. Porca puzzarda. Oh. Ma guarda tu che idiota. Schifosa mallaro. Forza, scegliete una caspita di direzione. Muovete il sedere, veloci. Lo decido io, da questa parte. No, sbagliato. Sennò da questa parte. No, mamma, vi devo dare un indizio, capito? Dai, forza. È qua dentro questo campo qua. Come avete fatto a non vedere la prima? No, è una pazzia. Non è una pazzia, ci siamo passati prima. C'era una cesta in mezzo al campo, così a caso. Cioè, vabbè, poi non è in mezzo, però per dire. Ok, quindi. Vabbè. Ehi, lati. Adesso attivo l'occhio di falco. Sì, attiva il... Mamma mia, questi ragazzoni qua che proprio sono deficienti. Gabri, tu cosa mi racconti? Gabri, mi sa che non mi racconta niente. Mannaggia, si è rotto. Stava troppo in silenzio. Infatti dicevo io, non è che per caso sta succedendo qualcosa, magari in casa sua, che gli stanno facendo un ride. Può essere. Uno di quei ride, tipo avete presente i villager su Minecraft? Tipo quelli là che fanno i pillager, anzi, che fanno i raid ai villaggi. Uguale. Sì, uguale. Ti sfonda proprio, assurdo. Sì, ma guarda che a volte può capitare a tutti quanti. Anche al migliore, anche se scelgo magari una giusta musica. Ok, dai, questa è molto bella. Non troviamo nulla. Mannaggia voi. Beh, dai. No, ma dove l'hai nascosta? L'hai messa sotto terra, dai. Ma non è sotto terra. Eccola, l'ho trovata. Buongiorno. Dammi. C'era una spada. Sì, esatto, proprio una spada però di nederite. Grazie. Come sì, ti sei bello. Permesso di darmi una spada? La volevo provare, no, per favore. Sopra di me? Cioè. Sì, sei la mia cavia. Io? Oh, scherzo, non mi... No, ho sbagliato, volevo farlo su Gabri. Sì, ci credo, assolutamente. Per fortuna che non sei qua, sennò eri già morto. Mamma mia, devo farlo, sennò non riesco. No, per favore, please. Sennò, mannaggia, ok, queste cose mi stanno ostacolando male. Vai, don't kill me. Vieni. Dai, guarda, è come una larva che non... Ah, ti prendo come una cavalletta. Dai, che sono scoordinato, però. No. Va bene, dai. Allora, non è che sei nato in Uzbekistan? No, sono nel Burundi. Sì, sono nell'Oceano Pacifico Indiano. Bene. No, sei qua comunque. Sei deficiente come al solito. Non è vero. Sono sotto te, sono sotto la mappa. No, sei qua. Ma cosa sto dicendo, Gabri? Gabri, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Abbiamo bisogno della tua partecipazione a questa. Esatto, salvaci. Ma stavate facendo cose brutte? Perché Gabri era così e poi nonno che faceva così. No, dai, che schifo. Lui no. È felice, vedi, guardalo quanto è felice. Cosa? Io mi dissocio. Scusami, sì. Vabbè, se vi amate tanto. Cosa? Dopotutto non dico niente. Ah, comunque mi sono scordato di darti il tuo prezioso tesoro. Ok, per ultimo, ma non per questo meno importante, c'è Gabri. Però dovrà essere un turno flash, Gabri. Vado. Non guardate. Non guardiamo, tranquillo. Spiamolo. Potremmo farlo, in effetti, caro nonno. Tanto è stupido. Esatto, hai ragione, dove è finito. Vedi, saliamo qua sopra. Però certo guarda. Mi sento proprio una mel...
Insomma, una persona un po' brutta se faccio così, perché in teoria stiamo infrangendo le regole del gioco. Ma va là, ma cosa vuoi che sia? Hai ragione pure tu! Cosa vuoi che sia? Però non lo vedo comunque, dove è andato? Esatto, dove è andato? Devi fare come una cavalletta morta in preda ad un attacco di ira? Sì, c'ho la cagarella. Che schifo, non lo volevo sapere! Ma che schifezza, ma ci tenevo, ci tenevo, ci tenevo. Perché ci tenevo? Ma scusa, è strana le perversioni per caso? No, perché, sai, ci sono quelle persone che magari hanno certe strane. Vabbè, ovviamente tutto quanto è permesso al giorno d'oggi. Sì, vedi qualcosa te? No, no, assolutamente niente. Amici, nascosto. Ma dove hai nascosto che non si è visto niente? Chissà dove. Sai che è illegale se nascondi sotto la mappa? No, non ho nascosto sotto. Sei andato in Spectator? Cos'è, no? No. Vabbè. È andato a Notre Dame. A Notre Dame. Cosa? Che quella, per l'altro, ragazzi, è la cattedrale di Notre Dame. Sì, esatto. Che bello. Molto bella. L'ho costruita io. Sì, no, sì. Sì, certo, l'hai costruita. No. Dovete scegliere una direzione. Cioè, allora, questa? Può essere. Allora, questa? Può essere. Madonna, può essere tutto. Possono essere tutte. Cosa vuol dire può essere, Gabri? No, nel senso dovete scegliere. Cioè, io mica devo proprio essere. Devi. Va bene, dai, una di quelle due. No, dai, dimmi se è giusta. Di qua. Ok, bene, no, perché mi stavo già alterando. Ho trovato dei lama. Che belli. I lama. E comunque non ho detto di dirmi dove. Mamma mia, che deficienza sto ragazzo comunque. Quanti? Cioè, nel senso, ho 96 anni. Lasciate perdere i lama, oppure le vostre chiappe verranno infiammate. Ma il lama li ha catturato. Lasciate perdere i lama. Ma non li sto usando. Voi ai vostri lama. No, sei l'assassino. No, io mi dissocio. No, sto morendo. Per favore. Ecco, bene. Allora, venite, forza. Dobbiamo cercare il tesoro di Gabri e trovarlo. Sì, l'avete ancora trovato. Sì, esatto. Ti ho chiesto la tua opinione. No. Puoi rispondere. Però ho voluto darla lo stesso. Comunque, ragazzi, quando io dico puoi rispondere è perché le persone devono rispondere subito, altrimenti voi vi annoiate, giustamente. Per quello capisco. No, non dico a voi. Voi lo sapete già. Cioè, voi ragazzi a casa, perché magari dicono sempre: ma Dunis, perché sta dicendo questa? Perché sennò voi cosa senti? Cioè, vi immaginate un video intero di due che tipo rispondono mezz'ora in ritardo? Sarebbe molto noioso. Da questa parte, Gabri? In realtà l'abbiamo già passato da un bel po'. Mamma mia. Maria. Maria la Salvador, dov'è? Lo devo dire oppure vi arrendete? Cioè, non vi arrendete? L'hai visto? Non è vero. Ma dai, ma no! Stavo giocando, Sì, stavi giocando tu. Cosa? Va bene. Forza, andiamo. Da questa parte, Gabri? Gabri? È qua vicino. Mannaggia, che non è sotto. Puoi rispondere subito. No, ma ho risposto subito, ma il lama sta sputando. Ah, ecco. Si è offeso con nonno, cosa... Bravo, lama, ti chiamerò lama e lama. Ma cosa sta... Perché sta sputando a caso, scusa? Vabbè. Ma perché sei un po' arrabbiato. Tu parli di nuovo a voce bassa, ma ti sei deficientito! No, sto morendo, per favore. Ma io veramente, ma c'è... Parlava a voce bassissima, ma hai sentito? Ma era addormentato! Ma nonno! No, chiedo scusa. Cioè, veramente, ma... Ma vai a cagare tu, lama di M. No! Gabri, dimmi la... No, mio lama! Era mio amico! Se non state zitti ora, vi devo bannare da questo... Dov'è questa cassa, Gabri? Perché lo devo dire oppure... Sì, perché non c'è più tempo ormai. È qui... No, siamo degli imbecilli. Sei stato geniale comunque. Un blocco di nederite, molto bello. Sì, è molto prezioso. Molto bello, grazie di averci dato questo consiglio, anche perché era tardi. Ragazzi, ovviamente ricordatevi di lasciare like, commentare con un emoji, la vostra preferita. Anche magari quella che, insomma, quella bruttina, quella che a voi tutti non, cioè, che vabbè, insomma, avete capito, no? Questa qua praticamente avete capito, scusate se non ho offeso nessuno, l'ho fatto a me stesso, vabbè. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.